Zola, allora, il gol del primo tempo ha salvato il risultato, ma poi tutto lì. Ma no, direi che abbiamo ricostruito anche qualche altra azione da gol, solo che oggi non era facile perché abbiamo trovato una grande squadra, che come si è dimostrata la Roma oggi. Zola, pesante questa maglia numero 10 di Maradona? Ma guardi, è una maglia uguale a tutte le altre, niente, sono solo contento di aver giocato e di aver fatto un piccolo regalo a mio figlio Andrea che è nato questa settimana. Tanti auguri. Partita finita in parità ma con due vincitori, il piccolo sardo autore di un grande gol e l'arbitro Cornieti. Compito delicatissimo il suo in questo momento di polemiche, assolto con grande disinvoltura ed equilibrio. I giocatori hanno raccolto l'appello a collaborare, ma ben cinque sono finiti sul taccuino per interventi fallosi o per proteste. Un primo tempo vivace, caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte e con la Roma vicino al gol all'11esimo. Nessuno si avvede di Gerolin che avanza, il tiro non sorprende Galli e poi Baroni interviene a liberare sulla linea. Al quarto d'ora l'allarme giallorosso è raccolto dal Napoli che costruisce l'azione vincente con Incociati, Careca e Zola con questo sinistro fulminante. La Roma non ci sta e Capitan Giannini tenta anche lui il tiro da lontano ma Galli intuisce. Rizzitelli prova a sostituire le scarpette, non ancora quelle della via che porta al gol. E poi il ritorno dei padroni di casa con un'occasione clamorosa. Angolo di Venturin, Cervone esce a vuoto e Incociati di testa manda al lato di poco. Prima dell'intervallo, doppia occasione per gli ospiti. Al tiro di Weller si oppone con i piedi Galli e sulla ribattuta di Giannini ancora il portiere a deviare, mentre Ferrara corre verso la linea bianca. Le sostituzioni, tutte nel secondo tempo, Piacentini per Tempestilli, poi più avanti Rizzardi per De Napoli, ma quella risultata utile riguarda Salzano che rileva Gerolini. La partita è però profondamente diversa rispetto ai primi 45 minuti, quasi noiosa, il Napoli sembra non avere più capacità di affondi e lascia spazi agli avversari, tant'è che al 20esimo le aspettative di Ottavio Bianchi diventano realtà. Carboni lancia Salzano, il diagonale finisce in rete. Prima del fischio finale è comunque Cervone a salvare il risultato con questo intervento. Ed ora il microfono a Bigoni. Un primo tempo da prova d'orgoglio, poi nel secondo che è successo? Niente, la Roma ha trovato un bel gol e la partita si è rimessa su un binario di parità, non siamo riusciti poi a capovolgere la situazione.